In questa review si parla di esercizio fisico come medicina di precisione, soprattutto relativamente alla resistenza all'insulina. Si, questo accoppiamento di termini e di concetti si è fatto sempre più forte quando si è visto da un lato che il diabete di tipo 2 è molto associato all'obesità e viceversa. Cosa vuol dire? Che chi è diabetico di tipo 2 ha un'alta probabilità di diventare obeso e altresì chi è obeso ha un'alta probabilità di diventare diabetico di tipo 2. E dall'altra si è osservato che l'esercizio fisico è antitetico all'instaurazione dei processi di insulino resistenza. Ecco, no, giusto questo piccolo esempio, questa qui è una review narrativa e dell'area Exercise is Medicine, che a livello internazionale è un marchio registrato dell'American College of Sports Medicine, quindi quando si legge c'è un piccolo loghetto e si mette nelle, bisogna essere autorizzati dall'HSM, Exercise is Medicine. Io ai membri dell'Academy 2 giorni fa ho dato come esempio questo, che è un progetto che abbiamo realizzato dal 2013 fino a oggi, è ancora in corso, che è l'unico italiano che ha il logo Exercise is Medicine. Questo è fatto per gli over 65, un progetto evidence-based. Qui con noi c'è anche Giacollo, che ha partecipato alla parte di trasformazione, cioè la parte scientifica che avevamo, ecco come vedete come si mette nel logo, eccetera. La parte di trasformazione dell'intensità in attività fisica poi lo deve fare un professionista, quindi ovviamente ognuno di voi. Noi lo facciamo tutti i giorni, per cui ovviamente le basi scientifiche, come in questo caso, ci danno delle indicazioni che sono utili, perché chiaramente è importante, tanto più nelle ore 65, dove queste cose sono purtroppo molto più alte, l'incidenza è più alta, quindi diabete di tipo 2 e obesità sono patologie collegate. La linea Exercise is Medicine suggerisce che l'esercizio fisico ha un ruolo primario in azione sinergica al farmaco, quindi non bisogna dire fai questo e togli il farmaco, invece l'azione sinergica consente di ottenere migliori risultati. Devo dire, in questo progetto con gli over 65 ci siamo confrontati con i medici, perché è un progetto che ovviamente aveva due visioni, e qualche volta, non sempre, abbiamo avuto grandi collaborazioni da parte dei medici, perché chiaramente se la persona per vari motivi, tra insulina o altro, assume un farmaco, però l'azione sinergica dell'attività fisica, ahimè, da qualche parte dovrà intervenire, altrimenti vuol dire che non serve a nulla. Infatti vuol dire che la dose del farmaco deve essere adeguata, quindi a quel punto bisogna avere un interscambio sempre costante con il medico per far passare il concetto che quello che stiamo facendo noi con l'attività fisica si somma a livello sinergico all'azione del farmaco, quindi non ha senso continuare con le dosi che c'erano prima, bisogna andare a ricalibrarle qualche volta, non sempre. Abbiamo avuto ottime collaborazioni con i medici, ma anche quello è un percorso che stiamo facendo. Anche qui l'accumulo di grasso appare come ruolo centrale nell'insulino resistenza e nel deficit di consumo di grassi. Esercizio fisico di tipo aerobico intenso, sempre più la linea della CSM ormai mette anche nella rivista ufficiale. Non passa più l'attività aerobica a bassa intensità, man mano dovrà scomparire, perché è sempre meno efficace, soprattutto nelle patologie, chiaramente anche tanto di più sugli atleti, e quindi quando si parla di aerobico è intenso. E contro resistenza, però con i sovraccarichi, possono agire nella prevenzione di queste patologie. Sintetico, taxi, tic-tac. Sebbene le cause e gli effetti del diabete di tipo 2 siano complessi, vi è ormai unanimità nel concepire un indebolimento, un affievolimento dell'azione insulinica come responsabile dei fenomeni di insulino resistenza. Bene, come fa l'esercizio fisico a contrastare l'insulino resistenza, che poi pone gli step per l'insorgere del diabete di tipo 2?
Bene, contrazioni muscolari vigorose favoriscono la traslocazione in modo insulino indipendente di trasportatori di glucosio chiamati GLUT4 dal citoplasma al sarcolemma, quindi vuol dire maggiore uptake di glucosio dal circolo sistemico, e questo un effetto di insulino sensibilizzazione. Ancora, protocolli di attività fisica intensa favoriscono la secrezione di adiponectina. Questa è una adipochina, quindi prodotta dal tessuto adiposo viscerale, di natura antinfiammatoria, che contrasta i fenomeni di insulinoresistenza del TNF-alfa. Anche per questo motivo l'esercizio fisico vigoroso crea insulino sensibilizzazione. Ancora un dettaglio importante, sempre l'attività ad alta intensità favorisce la secrezione di interleuchina 10. L'interleuchina 10 è un'altra citochina ad attività antinfiammatoria che inibisce l'azione del TNF-alfa e quindi produce insulino sensibilizzazione. Un fatto che voglio citarvi è il seguente: il farmaco pioglitazone utilizzato per insulino sensibilizzare deve la sua efficacia a un'aumentata espressione di T-regolatori e come conseguenza a un'aumentata produzione di interleuchina 10. Capite bene che l'interleuchina 10 è prodotta in maniera naturale se il trigger è l'allenamento. Bene, altra cosa importante che ha fatto vedere Gianmario nelle slide, in un punto vi era riportato che l'eccesso di accumulo di grasso favorisce i processi di insulinoresistenza, ma soprattutto inibisce l'ossidazione dei grassi. Vi spiego qual è il link molecolare di questo. L'aumentare del grasso viscerale fa inibire la secrezione della adipochina chiamata adiponectina, che, come detto, attività antinfiammatoria. Se si abbassano i livelli di adiponectina, si abbassano anche i livelli di AMPK e di FATP1, due segnalatori importanti per l'ossidazione dei grassi. Quindi, come si è visto, l'obesità, l'insulinoresistenza e il diabete di tipo 2 producono una costellazione di alterazioni metaboliche che ovviamente producono altre condizioni non giovevoli alla salute. Quindi esercizio fisico fondamentale per contrastarli, però attenzione che l'esercizio fisico funziona per insulino sensibilizzare solo se si va anche incontro a un fattivo decremento della massa grassa viscerale. La logica la si capisce da quanto detto: se si abbassano i livelli di massa grassa viscerale, diminuisce anche la secrezione di citochine proinfiammatorie che creano insulino resistenza, e invece si esalta l'attività della adiponectina che favorisce insulino sensibilizzazione. Quindi l'attività fisica fa bene e bisogna concludere.